Dopo una consultazione online tra gli iscritti, il Movimento 5 Stelle ha deciso che proporrà una legge elettorale di tipo proporzionale. Giuseppe Carboni. Per capire cosa pensano i 5 Stelle del progetto di riforma della legge elettorale, basta sentire il cittadino portavoce Toninelli. La proposta di legge elettorale presentata da Renzi trasforma questo Paese da una democrazia parlamentare ad una vera e propria dittatura del capo. Ci si disinteressa dei cittadini e si pensa solo al volere di un capo che decide su tutto e tutti. È una vera e propria porcata e noi in Parlamento battaglieremo come dei leoni. Per capire invece quale sistema elettorale preferisce il movimento maggioritario o proporzionale, basta andare sul blog. Oggi voto online per gli iscritti. Vince il proporzionale. Ed è questo il primo paletto messo per arrivare alla definizione della proposta di legge dei 5 Stelle, già per sua natura diversa da quella su cui ha trovato l'intesa il segretario PD. Ma il terzo colpo a Renzi arriva da Grillo tramite il suo ultimo post. Al di là del titolo, il senso è: il movimento fa e vota quello che dice, come dimostrano i rimborsi elettorali, la restituzione degli stipendi, la vicenda degli F-35 e la sfiducia alla cancelliera. Tutto questo per dire: noi facciamo i fatti, manteniamo le promesse, gli altri no. In particolare i segretari del PD che cambiano ad ogni stagione. Se questo è il fronte del blog, su quello parlamentare invece i 5 Stelle non intendono mollare la presa sulla De Girolamo e chiedono che si voti in aula la mozione di sfiducia nei confronti del ministro. Ma la maggioranza, sostengono, fa melina, perché, spiega Silvio Giordano, PD e Forza Italia, non si vogliono assumere nessuna responsabilità in attesa del rimpasto di governo.